fornire questi servizi saranno sempre nel cuore della regione, comunque. Quindi poi è chiaro che lo fare fuori. Noi speriamo molto anche in questi provvedimenti di federalismo fiscale che dovrebbero arrivare attorno all'estate, che se le regioni possono essere valutate per i servizi che danno effettivamente, non con dei criteri standard, noi ci guadagniamo sicuramente. Avevo bisogno di un po' di tempo, quindi questo mi tranquillizzo. Poi ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti voi che lavorate qui, anche i vostri colleghi, perché non lo dico per modo di dire, lo dico perché ci credo veramente. La forza di queste istituzioni, di questi istituti, è proprio nelle persone che si lavorano. Non è che noi possiamo fare le case più belle, nei posti più belli come questo, che è sicuramente bellissimo, ma è chi lavora dentro che dà la qualità del servizio. Quindi di questo vi devo ringraziare proprio a nome dell'istituzione regionale. È stata aperta questo nucleo di rehabilitazione generale geriatrica, abbiamo il vantaggio di poter trattare il paziente per tempi più lunghi, in particolare con il giro da 90 giorni sotto 65 anni. Quindi i presidenziali da noi sono qui, perché adesso è finito. Questa era una prima di posto, a leggere l'adattamento, siamo in vari momenti della giornata, siamo sempre attivi e possano rientrare al domicilio nel miglior modo possibile. E in quel caso non fosse sufficiente, soprattutto per seguire la decisione di come dovrebbe essere la fine della mia vita, ma diciamo 15 posti letto. Come avete creato queste occasioni? Diceva bene prima, ma c'era l'amministratore locale che chiedeva sostegno, il nostro direttore che chiedeva sostegno, ma giustamente poi anche le famiglie, perché poi fruire di questi servizi, la scelta che avete fatto col bonus famiglia, di cercare il sostegno. Adesso l'abbiamo modificato ieri, penso che ieri avevamo fatto un buono, abbiamo cercato di vedere bene due scambi, diciamo, andare sulla famiglia con i figli e anche con l'anziano recuperato in Io abbiamo visto che questa tipologia è poco, ci sono pochi, sì, invece togliendo i figli minori è probabile che le famiglie possano avere, quindi è un aiuto, come la rete NRSD, in RSA è comunque nervosa, per quello che dicevo che in prospettiva strategica bisognerà che qualcuno ci pensi a questo, perché cioè, io ne ho viste un po' adesso in questi due anni di residenze e chi con me c'è una certa età che si ricorda cos'erano le case di riposo prima delle riforme, cioè questo è un altro mondo adesso, perché la qualità del servizio, la qualità dell'ospitalità, anche le strutture, la qualità dei servizi che ci sono. Io quando andavo da ragazzo c'erano quei camerone. No, forse anche dai requisiti che sono originali richiesti, anche dalla Commissione regionale che hanno invece indirizzato giustamente meglio a garantire i servizi. Tra l'altro le RSA sono in grado di fare anche dei servizi vicini alla sanità, quindi è chiaro che va un po' ripensato.